Sono Giuseppe Emanuele Campo, dalla stagione sportiva 2017-2018. Sono numero 8 e centro per la Rugby Nazionale. Questi anni da RAC sono stati anni bellissimi, divertentissimi, ma se dovessi assegnare un momento esatto, probabilmente direi la prima vittoria di quest'anno. Una vittoria bellissima contro un Colleferro, in trasferta tra l'altro. È stata una vittoria bellissima e divertentissima. E ci ha veramente dato una gran botta di morale, una bella soddisfazione e una grande gioia. Tutte le sconfitte anche vissute con la maglia da RAC sono state difficili, sono momenti brutti di tristezza e di sconforto. E gli infortuni sono molto difficili, tutti gli infortuni che ho subito sono stati molto difficili perché ti tengono lontano dal campo e vorresti combattere con la tua squadra e fare la tua parte. E sicuramente è stata quella segnata quest'anno contro il Ladino, una squadra organizzata sulla carta, una brutta giornata, piovosa, un terreno duro. Sin dall'inizio la partita si rivelò subito dura ma combattuta. E fu una bellissima partita. Arrivammo alla fine molto vicini nel punteggio e io da numero 8 riuscii, grazie a un ottimo ingaggio e un'ottima spinta della prima e della seconda linea, riuscii a ripartire, a battere il mio avversario diretto a metà campo, nella metà campo avversaria. Riuscii a segnare la meta, una meta all'ultimo minuto, e riuscimmo quindi poi a portare a casa la vittoria. Fu una soddisfazione incredibile, una grandissima gioia, e con quella meta riuscimmo a vincere. Fu fuori casa, strappando la vittoria agli avversari, una sensazione sempre, sempre molto bella, e fu una grande soddisfazione. Non ricordo se era il primo o il secondo anno alla RAC, ma io ero indisponibile per infortunio, ma fui convocato tra i 22 in panchina per dare una mano alla squadra, per aiutare, dare una mano, portare l'acqua ai ragazzi e comunicare le decisioni dell'allenatore ai giocatori in campo. Ma verso la fine della partita ci trovavamo senza cambi disponibili. Io, da giocatore in panchina, fui costretto ad entrare. Mi prestarono un paio di scarpini, e una magliettaccia, un caschetto. Con la Racconto di scatta questo una paese. ciabatta. E fui anche costretto a fare qualche placcaggio e qualche entrata. Quindi fu un momento estremamente divertente. L'infortunio non era grave, riuscii comunque a giochicchiare qualche minuto, ma mi trovai buttato in campo senza nessun tipo di riscaldamento o preparazione. Ah sì, se ve lo state chiedendo, no, non mi sono venuti i capelli. Questo è un tentativo di taglio quarantena. L'intervista è stata girata in due parti, la prima parte prima del grande taglio, la seconda dopo il grande taglio. Ottimo lavoro. No, non è fatto bene, però è il massimo che siamo riusciti a fare. Ottimo lavoro. Davvero ottimo lavoro. Un saluto e forza RAC!